Monza Empoli termina 2-0 questa partita di Serie A di ieri. Bene, il Monza vince contro l'Empoli. Se Silvio Berlusconi fosse ancora in vita, poteva effettivamente parlando gioire di questa meravigliosa vittoria che il Monza ha compiuto nei confronti dell'Empoli. 2-0. Pensate che entrambi i gol sono stati compiuti dal buon Andrea Colpani, che riesce a metterla dentro in una maniera davvero straordinaria ed elegante. L'Empoli rimane a 0, 0 gol. Per quanto riguarda le statistiche, andiamole a vedere nel dettaglio. Bene, sono tutti a favore del Monza. Il Monza infatti ha più possesso di palla, più passaggi e una precisione di passaggi migliore rispetto all'Empoli, il club toscano per eccellenza. Dunque 2-0, il primo risultato importante. Se Berlusconi fosse tra noi, purtroppo non c'è più, da giugno 2023 è salito al cielo, è diventato un unicum con Dio, ovunque si trovi. Penso che sarebbe stato contento e soddisfatto di vedere ed apprezzare il Monza, il suo Monza, il suo amato Monza, che ha vinto contro l'Empoli 2-0. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti.